Ieri, dopo circa una settimana di cammino, ho completato finalmente la Via degli Dei, ovvero quella via che unisce il santuario della Madonna di San Luca a Bologna alla cattedrale o alla basilica di Santa Maria Novella del Fiore in centro a Firenze. E finalmente l'ho detto. Bene. Durante questo cammino ho ovviamente effettuato delle spese, ovvero l'hotel dove dormivo, i B&B, gli ostelli, eccetera, eccetera, e anche ovviamente il cibo che mangiavo. Di conseguenza in questo video vorrei andarvi a parlare di quanto io per compiere questo cammino abbia speso in totale. Prima di partire però ovviamente come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi dovesse piacere o vi dovesse tornare utile e ovviamente vi invito a lasciare anche un commento qua sotto dicendomi voi se l'avete già fatta questa via, quanto siete andati a spendere, se non l'avete fatta se vi aspettavate queste spese e se in realtà l'avete in programma e magari avete in programma anche di spendere un po' di meno. In quanto io effettivamente ho speso veramente un sacco. Oltre a questo vi invito anche a iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto. Siamo arrivati finalmente ai 1000 iscritti e sono estremamente contento di questa cosa, per il semplice fatto che è la prima volta che raggiungo i 1000 iscritti completamente in solitaria, senza l'aiuto di nessun altro youtuber. Di conseguenza sì ragazzi, sono veramente euforico. Piccola citazione, eh? No? Va bene. All'interno del video andrò a dividere le spese in 4 categorie, ovvero cibo, soggiorno, salute per quanto riguarda la farmacia e ovviamente trasporti, perché ovviamente a Bologna ci sono dovuto arrivare in qualche modo e ovviamente da Firenze sono dovuto tornare in qualche modo. Ovviamente una volta tornato mi sono segnato tutte le spese che ho effettuato all'interno del mio computer, così da poter effettivamente avere una somma totale delle spese effettuate e ovviamente andare a vedere quant'era effettivamente in più del previsto, perché sì ragazzi, ho sgarrato veramente tantissimo. Partiamo da un piccolissimo presupposto. Però inizialmente questa via io avrei voluto compierla in tenda, ma purtroppo così non è stato, per il semplice fatto che sin dal primo giorno mi sono accorto di quanto sia stata complicata il portarsela dietro. Infatti io il primo giorno ho caricato sul mio zaino tutto: tenda, materassino, sacco a pelo, fornelletto, bomboletta del gas, tutto quanto. Però il mio zaino arrivava a pesare veramente tanto, più di 10 kg. E il primo giorno ok, ci stava benissimo portarselo dietro, perfetto, ma già dal secondo sentivo veramente forte dolore alle spalle, forti dolori ai fianchi e di conseguenza alla fine del secondo giorno ho deciso di andare in un bar e chiedere se potevano tenermi la tenda, il fornelletto, il sacco a pelo, il materassino fino a domenica, così da fare in modo che il mio zaino pesasse meno. Anche se facendo così effettivamente sono andato a spendere molto di più per il semplice fatto che tutti gli hotel che ho prenotato li ho prenotati all'ultimo e quindi tutti quelli più economici effettivamente erano già pieni e a me rimanevano solamente i più costosi. Detto questo e detto ovviamente il motivo per il quale sono andato a spendere veramente tanto, ovvero il fatto che ho tutti gli hotel li ho prenotati all'ultimo, andiamo a vedere effettivamente nel dettaglio quanto io abbia speso. Ok, come partenza partiamo direttamente con 20 euro spesi in alimentari, per il semplice fatto che in realtà non ho speso in alimentari, ma li ho spesi al Conad e per far colazione appena arrivato a Bologna. Perché sì, effettivamente sono partito da casa senza aver fatto colazione e una volta a Bologna ho detto sai che c'è, devo camminare 30 km oggi, il non aver fatto colazione secondo me non è un'ottima idea. Di conseguenza mi sono fermato in un bar, ho fatto colazione e poi sono andato al Conad a comprare il dentifricio, le salviettine e alcune cose che effettivamente mi ero dimenticato di mettere all'interno dello zaino, ma che per fortuna mi sono ricordato subito e di conseguenza mi sono riuscito a fermare direttamente al Conad a Bologna per comprare. Ovviamente per arrivare a Bologna ho dovuto prendere il treno. Ho preso il treno qua da Carpi, io abito a Carpi per chi di voi non lo sapesse, ho preso il treno qua a Carpi, da Carpi a Bologna, il treno costa veramente poco, 5,40 euro, e sono arrivato. Una volta arrivato a Sasso Marconi, alla sera, dopo aver fatto più di 20 km, sono andato in hotel, per il semplice fatto che il campeggio dove avrei dovuto soggiornare in realtà distava ancora 5 km, e quella sera non ce l'avrei mai fatta. Ero veramente distrutto, ero estremamente esausto, avevo fame, avevo sete, avevo finito l'acqua, di conseguenza arrivato a Sasso Marconi ho detto no, non ce la faccio e prenoto un hotel. Ho prenotato un hotel all'ultimo e ho pagato 50 euro. Ovviamente l'hotel, in quanto era addirittura chiuso e nonostante mi abbia fatto accomodare ugualmente, l'hotel in realtà sarebbe stato chiuso e infatti non avevo ristorante interno. Per questo motivo sono andato a cibarmi al Conad e al Conad ho speso 21,32 euro, 21,32 euro che ho speso malissimo per il semplice fatto che ho preso dello gnocco, le Pringles, i Ringo e del salume e basta, e due accendini.
e basta, nient'altro. Gli accendini mi servivano per la bombola a gas, in quanto me li ero dimenticati, e i salumi è stata la cosa che ho pagato di più, perché per sbaglio ho preso i salumi più costosi in assoluto. Il secondo giorno, dopo aver fatto colazione, sono ripartito e ho fatto un'altra colazione. In realtà non ho fatto un'altra colazione, ma semplicemente ho preso una brioche e ho pagato 2 euro. Durante il cammino, quel giorno, ho incontrato 2 ragazze, ovvero Matilde e Isabel. Matilde e Isabel mi hanno letteralmente salvato, per il semplice fatto che io a metà cammino, con la tenda e tutto quanto, ero intenzionato a mollare. Volevo letteralmente tornare a casa, non ce la facevo più, ed ero lì seduto su una panchina in mezzo alla montagna a pensare effettivamente al fatto che volessi tornarmene a casa e che volessi mettere i miei piedi a riposo, perché non ce la facevo davvero più. Per fortuna ho incontrato queste 2 ragazze carinissime che mi hanno accolto per tutta la giornata e in realtà per tutta la durata del viaggio, e adesso siamo rimasti in contatto perché veramente estremamente simpatiche. Alla sera, una volta arrivati a Monzuno, io con le spalle distrutte, sono entrato in un bar e ho chiesto: vi prego ragazzi, tenetemi voi la tenda, il sacco a pelo, il materassino e il fornelletto a gas, passo domenica a riprendere tutto quanto, però per favore per il momento tenetemele voi. Loro ovviamente hanno acconsentito e ho dormito lì da loro. Lì da loro avevano un ostello che ho pagato 20 euro per una notte insieme alle 2 ragazze ed è stato perfetto. Inoltre ho prelevato altri 20 euro che in realtà ho utilizzato per mangiare, perché avevo veramente fame. Di conseguenza quella sera abbiamo pagato 40 euro totali, ho pagato 40 euro totali perché ho mangiato e in più l'ostello. Il giorno dopo non ho speso niente se non l'hotel alla sera. L'hotel alla sera è stato l'hotel più costoso in assoluto, per il semplice fatto che ovviamente l'ho prenotato all'ultimo, non c'erano più stanze disponibili, l'unica disponibile era ovviamente la più costosa e sono andato a pagare per una notte 64,50 euro. L'inizio del quarto giorno l'ho iniziato con 1,80 euro di colazione. In realtà non era una colazione, ma sono andato in un baretto praticamente a comprare un panino da portarmi dietro per effettivamente mangiare e quindi questo 1,80 euro di panino. Alla sera siamo arrivati a Sant'Agata, la sera del quarto giorno, e mi sono dovuto dirigere subito in farmacia a comprare che cosa? Questa roba qua, roba che serve per le vesciche e per i dolori muscolari. Mi hanno in realtà salvato la vita, quindi in realtà la spesa di queste cose qua, anche se è stata abbastanza alta, ovvero 45,89 euro, ne è valsa la pena. Per il semplice fatto che io senza di quelli a questo punto sarei con i piedi distrutti probabilmente. Quella stessa sera ovviamente abbiamo mangiato, sia io che le 2 ragazze, abbiamo pagato 19,60 euro a testa. Anche qua vale lo stesso discorso, l'hotel l'ho prenotato all'ultimo, l'ho prenotato tipo 5 minuti prima, anche qua era rimasta una sola stanza, la più costosa, e l'ho pagata 60 euro. Il giorno dopo, ovvero il quinto giorno e la quinta notte, ho effettuato solo 2 spese, ovvero la cena e l'hotel. La cena l'ho pagata 20 euro e l'hotel l'ho pagato 55,50 euro. Anche qua purtroppo sempre per lo stesso motivo, ovvero il fatto di averlo prenotato all'ultimo. Ora passiamo al sesto giorno, ovvero l'ultimo, e l'ultimo giorno ho leggermente esagerato con il cibo per il semplice fatto che avevo una fame tremenda. Tant'è che una volta arrivato a Fiesole mi sono fermato e ho fatto merenda e ho pagato 4,10 euro di merenda, ho preso un pacchetto di patatine, 2 bottigliette d'acqua e una coca. Ero estremamente esausto, avevo bisogno di zuccheri e quindi ho preso un po' di roba. E una volta arrivato invece in centro a Firenze, la prima cosa che ho voluto provare è stato il panino con lampredotto. E ho pagato 7 euro, perché vabbè, ho preso un tè al limone e il panino. La sera poi abbiamo cenato insieme alle 2 ragazze in un ristorante chiamato Matto Matto. Io ho preso solamente un'insalatona e un'acqua e ho pagato 13 euro. Dopodiché, per incontrare le 2 ragazze, dato che eravamo abbastanza lontani, ho deciso di prendere il Bird, ovvero il monopattino elettrico, e ho pagato il monopattino 7 euro. Prima di andare a letto ho voluto fermarmi in un bar a prendere 2 bottigliette d'acqua, perché in questo periodo ho una sete assurda e per queste 2 bottigliette ho speso 3 euro. Oltre a questo ho dovuto prelevare, e non so per quale motivo mi ha fatto prelevare in sterline, e di conseguenza ho prelevato 21,18 euro. In realtà io avevo prelevato 20 euro, ma con il cambio sterlina a euro sono arrivato a 21,18 euro. Non ho capito perché mi abbia fatto prelevare in sterline, sinceramente. Ok, l'hotel per l'ultima notte l'ho pagato pochino, abbastanza pochino, l'ho pagato 45 euro più 4 euro
di tassa di soggiorno, quindi in realtà 49 euro, ma veramente, veramente poco. Va benissimo, ero in centro a Firenze in un hotel a 2 stelle, ma va benissimo così. Dopodiché ho dovuto ovviamente fare il ritorno da Firenze a Carpi. Il treno da Firenze a Bologna l'ho pagato 29 euro, freccia rossa, anche se in realtà l'ho preso perché volevo arrivare a Bologna abbastanza velocemente, anche se in realtà c'è stato un problema sulla linea e di conseguenza siamo arrivati in ritardo di un'ora, tant'è che poi ho perso il treno da Bologna a Carpi, ma fa lo stesso. E poi il treno da Bologna a Carpi l'ho pagato 5,40 euro. Il totale di questi 6 giorni sono stati di 549,19 euro. Ora, il totale è stato veramente alto, ma purtroppo, come ho detto, ho prenotato tutto quanto all'ultimo. E per di più ero disorganizzatissimo, proprio perché avendo prenotato tutto all'ultimo, prendevo il primo hotel che vedevo su Google, lo chiamavo, sì, ciao, avete un posto per stanotte? Va benissimo, vengo da voi. Gli unici giorni in cui mi sono organizzato è stato il secondo, ovvero quando ero a Monzuno, grazie alle due ragazze che mi hanno aiutato. E le due ragazze mi hanno detto: guarda, non andare in hotel, vieni con noi in ostello, spenderai pochissimo. E effettivamente così è stato. Le due ragazze poi so che hanno fatto tutta la settimana praticamente in ostello o comunque in hotel poco costosi e sono andate a spendere molto di meno. Perché ho voluto fare questo video? Beh, per il semplice fatto di volervi far vedere quanto effettivamente si riesce a spendere facendo questi cammini, ovviamente senza organizzarli. Io ho cercato di stare il più basso possibile, non ce l'ho fatta, ho speso quasi 600 euro per 6 giorni di camminata. È stata una tortura spendere questi 600 euro, ma effettivamente ne è valsa la pena. La via li vale tutti quanti? Sì, sono tanti. Sì, ma è stata colpa mia. È stata colpa mia perché non mi sono organizzato prima, ho sbagliato a pensare di volerla fare in tenda e se avessi organizzato veramente prima le cose, probabilmente avrei speso la metà. Non dico meno della metà, ma la metà sicuramente. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto dicendomi se vi è stato utile per capire più o meno quanto effettivamente si spende facendo la via degli dèi. E niente, detto questo, ragazzi, da Riccardo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!